Il venerdì santo è l'unico giorno in cui non si celebra l'Eucaristia. Infatti si commemora la passione, la crocifissione, la morte e la sepoltura di Gesù. In questo giorno meditiamo la croce e in ginocchio meditiamo tutta la nostra vita sotto la croce. La croce di Gesù ci libera dall'egoismo per essere per gli altri. Ci apre le mani e il cuore per abbracciare tutto il mondo. Ci fa elevare la preghiera universale per tutti, come abbiamo fatto poco fa in chiesa. Sulla croce Gesù ha dato se stesso per noi. La croce è Vangelo, cioè notizia bellissima, la notizia del trionfo della vita sulla morte. Se la croce non entra solennemente in mezzo a noi, se la croce non vive in mezzo a noi, e non solo sulle mura delle nostre chiese, scuole e case, se non l'abbracciamo e non la baciamo, restiamo senza salvezza. Se la togliamo, viviamo nella miseria. Se la togliamo, che ci mettiamo? Un segno di amore più bello e più profondo della croce non c'è e non ci sarà. Se la togliamo, rischiamo di non fare più la volontà di Dio, che è carità infinita. Rischiamo di perdere l'amore, il perdono, il rispetto e cadiamo nell'odio, nel fanatismo e nelle guerre. Rischiamo di non guardare più con occhi attenti la sofferenza dell'umanità, di non poter più trasformare strumenti di violenza in un segno di salvezza. Sulla croce Gesù salva e non muore. È vero che non vive più con noi, con il suo corpo. Mentre col suo corpo era nel sepolcro, con la sua anima discesa agli inferi e nello Spirito Santo, è sempre unito a Dio Padre, è presente in mezzo a noi per darci la vita. Quindi la croce è sufficiente per orientare la nostra vita. Cosa cercate? La pazienza? L'umiltà? L'amore? La forza? La libertà? La speranza? Un amico che non tradisce, che accetta la morte per i suoi amici? Tutto questo lo trovate sulla croce. Cari tutti, coraggio quindi, come Maria e Giovanni. Restiamo ai piedi della croce, incoraggiando gli uni gli altri per vivere l'amore nella comunione. Ora vogliamo tutti fare il segno della croce. Noi lo facciamo con la mano aperta, con le cinque dita, per pensare alle piaghe di Gesù. Diciamo tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel mondo orientale, per cui preghiamo anche oggi perché ci sia pace, nel rito bizantino si fa il segno della croce in questo modo. Facciamo anche noi così, le tre dita riunite insieme e le due anche unite. Questo è il riassunto della fede di tutti i cristiani in tutto il mondo. Padre, Figlio e Spirito Santo sono uniti la Santa Trinità e Gesù, uomo e Dio, morto e risorto per la nostra salvezza. Sono i misteri divini, la Santa Trinità, la risurrezione, l'incarnazione e la risurrezione di Cristo per la nostra salvezza. Facciamo anche il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Che il Signore con la sua croce benedica voi tutti, questo paese, tutto il mondo, e doni pace e luce al mondo. Amen. Procediamo nella